Che cazzo fai? Ehi, tu che stai guardando questo video, se vuoi gustare alti livelli di blasfemia, sei pregato urgentemente di far arrivare questo video a 150 like e vi porterò altre due challenge impossibili sul canale. Avete la mia parola. Buona visione. Ah, giusto. Invito anche a passare al canale Telegram della Crew. Esattamente scazzato, perché è la settima volta che provo a registrare questo video. Questa sfida consiste nel andarci a fare subito 3 autogol e rimediare, recuperare una situazione di svantaggio in cui sono sotto i 3 gol. Abbiamo preso la Juve perché ovviamente noi dovremmo complicarci la vita. Troveremo contro praticamente o Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco, quindi squadrette del cazzo. Il Chelsea, attenzione, una squadra leggermente più scarsa, ma comunque sia Antonio Conte a Giulio Allegri. Agghiacciante questa partita. Agghiacciante quello che dicono. Mi sembra che Reid l'ha fatto praticamente nell'ultimate team e noi dobbiamo farlo nelle stagioni divisione 4. Avversari forti, molto probabilmente la sconfitta sarà imminente, però noi ci proveremo lo stesso perché siamo patti, no? Se prendo un gol io sono praticamente messo male. Questo fra un po' ci rischiava di fare gol, quindi stavo già cominciando a bestemmiare. Come non complicarsi la vita in un bel giorno di luglio, quando potresti andare al mare, no? E trascorrere meglio le tue giornate. Prendendo il quarto gol e facendo rendere il troll roba ancora più complicata. E ora in 8 minuti dobbiamo rimontare 4 gol. Cristo il signore. Dobbiamo fare 5 gol in 82 minuti. Non è possibile, Alessio. Cazzo lo sto dicendo a fare. Tutta la serietà di questo mondo. Ma non riusciamo neanche a tenere un pallone, perché ovviamente la sua FIFA, la squadra si demoralizza. E quindi ne prendiamo un altro, no? Ma fammi il pallone almeno. Spero che non diventi un king delle bestemmie anziché una comeback challenge. Che dirà, prova a prendere la palla con la forza di non so quale inerzia. Kyle scivola, io riscivolo perché deve andare a fare in c***o. E va bene, fallo subito, non mi fa fare neanche un'azione. Questo passaggio non è giusto e non c'è niente di giusto in questa partita, ma va benissimo così. Non stiamo facendo un tiro. Sono passati 16 minuti, a differenza di Raid, che bene o male giocava l'ultimate team, noi facciamo queste follie su stagioni. Non c'ho più già più voce, va bene. Che cazzo fai? Dai, stiamo calmi. Dai, su. Andiamo a fanazio. Dai che ci arrivo. Non male. Gol! Non l'ho vista nemmeno passare. Preghiamo, Pogba. Preghiamo come se non ci fosse un domani. Che forse il signore ci leva qualche maledizione per le bestemmie. Le bucate le mani, puttuale. Altri 4 gol. In quanti minuti? 70. Illuso. Sta giocando anche bene, tra l'altro, lui, quindi... Palo. What the fuck? Cosa sto vedendo? Sforbiciano come se fossero non so che cosa. Mettiamo ordine. Palla dentro per Quadrado. Non se lo cacano. Fa una skill. Ne fa un'altra tutta a caso. Cerca il contatto per il rigore. E la butta dentro. Incredibile. Ha segnato Lichtsteiner 4-2. Incredibile, da non credere. Pazzesco. 4-2. Non siamo nemmeno a metà. Bene a sapersi. Andavamo già sul 4-3. Madonna, abbiamo già fatto 3 gol su 5. Dai che ci arrivi. No. Bravo Gigi. Dai, cos'era? Fallissimo netto. Madonna. Ma perché le squadre della Barclays devono essere sempre più forti delle nostre? Palo ancora. Godo. Sta laggando. Ma c'è qualcuno in area che la possa prendere di testa? Impossibile. Dybala la prende di testa come un elefante in un negozio di cristalli. Chiellini butterebbe tutta a puttane. Ma ha detto, mi potevo fare una challenge del draft, che sono molto più tranquille, molto più agevoli. Questa invece dobbiamo reagire contro il tempo, contro la forza, contro il sudore. Ma tanto ti fischi alla fine della partita. 12 seconds later. Dai, non mollare. Pogba. 4-3, dai cazzo. Ne mancano 2 ora. Mezza rimonta completata in un tempo. Abbiamo fatto 3 tiri, 3 gol. Non mi interessa. È un troll, no? No. Tutte le cose più bastarde dobbiamo farle. Il GDM, uscire col portiere, fare melina. Credi di essere in vantaggio, Alessio, per permetterti di fare melina? Quadrado incredibile, entra dentro l'area con tutte le mosse buggate del mondo. 4-4, pareggio al 49, ora ci sono ancora 40 minuti da godere, tutti in rimonta, in ascensione, in cliché. Un po' la sbagliava perché cioè, quando corre il Quadrado non lo so. La bomba! Ora ragazzi però calma, perché a prendere un gol ci basta poco. Ricordati Alessio che se no il titolo non serve a niente, devi fare un altro gol. Oddio, cosa hai preso? Lo slittino di Pingu. E se pensa quanto eravamo al 20esimo, mi vengono i brividi. Suga quel gambone, fagli vedere la presenza dietro la gamba. Che bella cosa quando vanno così centrali e lo mettono nel
culo. Hai campo aperto. Puoi anche provarci col sinistro. Courtois la devi in angolo. Dai. Dentro. Dybala. Dybala. No. 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 Paul. No, no, quella trattenutina non ti diceva niente, arbitro, eh. Gira per Alexandro, che la rimposta per Pogba e non ce la fa. Più propositivi. Dove è il centrocampo di questa squadra? Scherziamo? Morata rotto a terra. Mancano 14 minuti, dobbiamo fare il gol. Credo di avere una paresi sul tasto di R2. Ma che cazzo fai? Mancano 8 minuti, non ce la possiamo fare. Guardate le barre, Dio però. Dybala, uno contro tutti. 88, cosa pensi di fare, Alessio? Dai, non ci credo alle favole. Ma vedi questo stronzo maledetto, Luca. Va a crossarlo, dovrei sperare in una sponda, no? È un gol. Bello. Vai, sì. Sì, l'ultima azione. Sfido tutti voi che avete visto questo video, questa comeback challenge, a portarla sul vostro canale, perché voglio vedervi schierare. Voglio vedere il vostro sudore sgorgare dalle braccia e andare a spruzzare in tutti i vostri pori. Quindi lasciate tanti like, non so, fate il numero che vi pare per questa rimonta pazzesca. Ci vediamo alla prossima, bella ragazzi. E tu sarai in grado di fare la stessa cosa? Come ha fatto mio padrone? Di rimontare 5 gol? Vediamo al prossimo tuo video.